Mattia Bassi, festeggiamenti post vittoria, campione del mondo di pesto, per, di pesto al mortaio per questo 2024. Ti volevamo chiedere qual è il tuo procedimento, più che la tua ricetta. La ricetta e gli ingredienti sono quelli per, sì, gli per disciplinare, diciamo. Certo, gli ingredienti sono quelli, l'unica differenza tra un partecipante e l'altro al massimo è il mix e le quantità. Ma non ho nessun segreto, semplicemente io comincio a pestare l'aglio e poi aggiungo i pinoli. Allora si parte dal mortaio pulito, mortaio e pulito. Dal tuo pestello personale. Tutto pulito, perfetto, pestello personale, che secondo me anche il pestello ha la sua importanza, perché deve essere proporzionato alla grandezza del mortaio per lavorare bene. Ho visto tanti pestelli piccoli che secondo me non agevolano, non facilitano l'esecuzione. C'è anche una variante l'esecuzione. Di essenza del legno, no, il pestello non cambia. No, quello no, anzi credo che il legno non dovrebbe rilasciare degli aromi, quindi se è neutro è meglio. Quindi si parte abbiamo detto, dal pestello e dal mortaio pulito e si entra con l'aglio. Entro con l'aglio, pesto l'aglio, brevissimo, poco aglio, perché ultimamente ho l'impressione che si prediliga un pesto delicato, bilanciato ma delicato. Poi aggiungo i pinoli, pesto bene i pinoli, si crea una pasta molto compatta, perché poi il pinolo è abbastanza è unto ma asciutto, quindi si crea un pongo, diciamo, una specie di das. È l'unica cosa che non so quanti altri abbiano fatto, è che io rimuovo questo. Quindi fai questo impasto e lo togli via? Lo tolgo, perché non agevola la macinazione della foglia. Quindi rimane tutto solo questo, diciamo, il profumo dell'aglio e dei pinoli rimane sui profumo, lati, sulle pareti del pesto la foglia con l'aggiunta del sale grosso. Anche questo bisogna fare attenzione a non esagerare, anche se il sale di per sé aiuta la macinazione, ma non bisogna esagerare, perché poi rilascia, aumenta eccessivamente la salinità. E poi, quando il composto è ben macinato, aggiungo pinoli e aglio. A quel punto l'impasto di prima comincia a rientrare? Sì, rientra quando però la foglia è macinata ed è pronta. Quando la foglia è pronta, macinata, e rientra tutto insieme o piano rientra, piano? Rientra tutto insieme l'aglio con i pinoli, li amalgamo, poi formaggio, olio e finito. A quel punto il formaggio lo inserisci con quali proporzioni? A casa tendo a utilizzare a volte anche solo il parmigiano reggiano, che però sia un parmigiano reggiano ben importante, anche 30 mesi. Altre volte alterno, aggiungo anche una piccola percentuale di fiore sardo. Quindi diciamo che lo utilizzi come insaporitore salino, il fiore sardo. Sì, infatti c'è già salinità nel parmigiano. Bisogna fare attenzione a non usare troppo sale, anche perché se si usa il pecorino aumenta la salinità. E poi l'olio in chiusura che ruolo ha a livello dinamico? Amalgama da lucentezza, morbidità al composto. E comunque, ripeto, non ho inventato nulla, io ho seguito la base della ricetta del campionato del mondo, quindi credo che con impegno e passione chiunque può diventare campione del mondo. Grazie. Prego. Grazie.